Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo secondo video codex. Oggi infatti tratteremo una specie che da subito rappresenta una spina nel fianco per la squadra di Shepard, ovvero i Batarian. Prima di cominciare, anche questo è una video collaborazione con Alexis, che troverete quindi il link del suo canale nella descrizione e nella scheda in fondo al video. Inoltre, in alto apparirà il cliccabile che vi ricondurrà al precedente video codex in cui abbiamo trattato lo spazio umano, nel caso ve lo siate perso. Inoltre, e con questo concludo l'introduzione, durante il nostro blablaggio codaxesco, senti che termine, comparirà la frase codex collegato con l'argomento con cui si collega. Detto questo, basta con l'introduzione e cominciamo a parlare di quelli là. Il primo capitolo di Mass Effect è ambientato in un'epoca in cui la guerra del primo contatto è già terminata, l'umanità è entrata a far parte della società della cittadella, hanno un'ambasciata che rappresenta gli interessi economici e politici dell'umanità, quindi siamo già integrati, ok? E infatti nel primo capitolo i Batarian sulla cittadella non esistono. Li vediamo per la prima volta in Mass Effect 2, una specie così a UFO, e invece hanno una storia e hanno anche diversi trascorsi con la cittadella. Ma procediamo con ordine. Intanto, come possiamo vedere, hanno un aspetto molto particolare. Salve a tutti ragazzi ed eccoci con una nuova parte del Codex di Mass Effect. In questa parte abbiamo deciso di trattare l'argomento dei Batarian perché nello scorso episodio, tra tutti gli argomenti trattabili, abbiamo capito che è quello che si relaziona meglio con lo spazio umano. Partiamo però con una piccola introduzione. I Batarian sono una specie antropoide, praticamente con sembianze umane, bipedi e con quattro occhi, nativi del pianeta Karshan. Piccola digressione sul pianeta Karshan. Sulla superficie di Karshan vivono circa 15 miliardi di abitanti e la sua economia è in grado di rivaleggiare con quella Asari. Anche se il commercio di schiavi legittimo su Karshan aiuta molto i profitti dei Batarian. Proprio per questo, la cittadella ha deciso di compiere delle sanzioni che hanno reso il loro impero una tigre di carta, capace di sfidare i rivali solo con altre azioni terroristiche, e non più con campagne militari, come avveniva secoli fa. Ma parliamo ora della biologia Batarian. I Batarian hanno una striscia piatta di cartilagine rigida che corre intorno alla sommità della testa e lungo il retro del collo. Hanno orecchie appuntite sulla sommità, sebbene all'occasione ne abbiano anche sui bordi. Il naso è un triangolo piatto rovesciato, rigato verticalmente in modo simmetrico. Essi posseggono quattro occhi, che sono uniformemente neri, senza iridi o pupille visibili. Inoltre hanno anche una vasta gamma di colori e tonalità della pelle. La carnagione di Batarian di solito comprende marrone rossastro, verdastro, da giallo verdastro a marrone giallastro, marrone chiaro e verde acqua. Alcuni Batarian hanno striature colorate sulla testa, un po' come i Turian, essi tendono ad avere dei motivi colorati sul volto. Tra i motivi più comuni figurano diverse strisce colorate, una singola che parte dal labbro inferiore o una sottile striscia di colore sopra il naso. Questi motivi sono solitamente blu, neri, rossi, mentre il motivo del naso è rosso. Inoltre è notabile che il sangue dei Batarian sia rosso, come quello umano. Questi segni che loro hanno sui loro volti possono avere diversi significati, in base anche ai colori. Alcuni di questi simboli rappresentano una fazione di guerrieri, rappresentano magari dei sacerdoti, tra virgolette, molte virgolette, perché sì, hanno anche una componente religiosa, ovvero loro credono che quando un Batarian muore, la loro essenza trascenda in un altro livello di esistenza uscendo dagli occhi. Infatti il trattamento del corpo fisico è una cosa superflua, a meno che durante uno scontro l'avversario non gli abbia cavato gli occhi, quindi l'anima rimane intrappolata nel corpo perché non può uscire, allora in quel caso il corpo viene trattato. Ogni Batarian che noi incontriamo nel gioco ha sempre delle armi che puntate contro di noi, tralasciando il fatto contro di noi umani nello specifico, ma adesso ci arriviamo, hanno sempre le armi in mano. Questo perché il governo dei Batarian è un regime autocratico e totalitario. Questo vuol dire, citando per esempio Jake Sully di Avatar, se qualcuno è seduto su una cosa che vuoi, lo fai diventare tuo nemico, così sei giustificato a prendertela. Questa è la filosofia con cui ragiona il governo Batarian.
nonostante sul pianeta Kershar rimanga frammentato in diverse città-stato. Quando i Batarian realizzarono il volo spaziale, scoprirono delle rovine Protean Subira, la luna di Verush, che permise loro il viaggio per luce. Infatti i Batarian fanno notare con orgoglio che a causa di diversi terremoti le rovine erano in pessime condizioni e hanno fornito loro meno informazioni di quelle disponibili per altre specie. Il Consiglio, anche per questo, concesse ai Batarian un'ambasciata sulla cittadella poco tempo dopo i Volus, approssimativamente un secolo dopo il primo contatto del Consiglio coi Batarian. Malgrado il benvenuto nella comunità, le aggressioni dei Batarian provocarono diverse crisi nelle relazioni galattiche nel corso degli anni. Intorno al 1785 una flotta Batarian bombardò la colonia Salarian di Mannovai. Nel 1913, invece, l'egemonia Batarian annesse la colonia Azari di Ezan. Infine, nel 2115, le forze della cittadella si scontrarono con i Batarian sul pianeta Enael. Verso il 2160 gli umani cominciarono a colonizzare il confine di Skillian, una regione già attivamente controllata dai Batarian. I Batarian, quindi, chiesero al Consiglio di intervenire e dichiarare il confine una zona di interesse Batarian. Quando il Consiglio rifiutò, i Batarian chiusero la loro ambasciata sulla cittadella e troncarono ogni relazione diplomatica ed economica, diventando una specie ribelle. Il denaro e le armi forniti dal governo Batarian alle organizzazioni criminali portarono a molti atti brutali contro le colonie umane del confine, come su Minduar, che culminarono nell'assalto di Skillian nel 2176, un attacco alla capitale umana di Elysium da parte di una flotta di pirati e schiavisti finanziata dai Batarian. Nel 2178 l'Alleanza si vendicò con un attacco sulla luna di Torfan, usata da tempo come base logistica dai gruppi criminali finanziati dai Batarian. In seguito, i Batarian ripiegarono nei propri sistemi, e oggi vengono visti di rado nello spazio della cittadella. Come ha spiegato Alexis, i Batarian non sono stati cacciati dalla cittadella. La cittadella, che bene o male cerca di mantenere comunque un certo equilibrio di pace, e allora hanno chiuso l'ambasciata e se ne sono andati loro dalla cittadella, non sono stati cacciati. Piuttosto che abbassare la crestina e dire forse è meglio un approccio più diplomatico, hanno preferito andarsene e hanno quindi preso quasi totalmente il possesso dei sistemi Terminus, che quella è casa loro. E praticamente il governo vive all'interno di ogni singolo Batarian che vive nei sistemi Terminus. Considerando che l'umanità è da poco nello spazio della cittadella, si è integrata e ha addirittura ottenuto un seggio nel consiglio, i Batarian questa cosa non l'hanno vista bene, perché loro c'erano prima, loro chiedevano e niente gli è stato dato, mentre invece gli umani, eccoli, gli ultimi arrivati e hanno tutto quello che vogliono. Questo genera un senso di ostilità, proprio di invidia, gelosia, tra cui anche l'odio e il razzismo soprattutto, verso gli umani. Considerando però la presenza dei Batarian all'interno dello spazio della cittadella, loro non possono attaccare gli umani direttamente, ma cercano comunque di truffargli, di ricavare informazioni, così le varie colonie umane che sono vicine ai sistemi Terminus sono spesso soggette a attacchi e rastrellamenti da pirati e schiavisti che appunto prendono gli umani, li usano come schiavi, li vendono, insomma, cose poco piacevoli, cose poco carine. Nel 2183 gli estremisti Batarian dirottarono l'asteroide X-57 per usarlo contro la colonia umana di Terranova. Inizialmente intenzionati a rapire gli ingegneri umani di X-57 e prenderli come schiavi, i Batarian li giustiziano brutalmente e decidono di usare l'asteroide come arma. Balak, il capo, affermò che ciò fosse la volontà della ribellione Batarian, e una vendetta per le attività umane nella fascia di Attica. Tuttavia, alcuni dei suoi uomini, tra cui il secondo in comando, Karn, non volevano commettere questo atto, essendosi inizialmente uniti al gruppo solo per rastrellare un po' di schiavi e guadagnare un po' di crediti. Il tentato schianto dell'asteroide, che avrebbe distrutto Terranova e ucciso milioni di persone, fu sventato dal comandante Shepard. Curiosità, spesso vediamo i Batarian imbracciare le armi dell'Alleanza, quell'Avenger, il fucile d'ordinanza dell'Alleanza. Tralasciando che vabbè ci può essere qualcuno corrotto all'interno dell'Alleanza, i vari contrabbandieri di armi, però considerando i vari rastrellamenti di schiavi e attacchi che loro hanno fatto, è logico quindi presupporre che
hanno ricavato anche diverse casse di armi durante i loro raid. Citando Grant, se un nemico ti lascia un'arma, tu non ti lamenti se è sporca, la usi. Stessa cosa hanno fatto loro. Per questo motivo spesso li vediamo imbracciare le armi dell'Alleanza. Le loro armi sono create dalla Batarian States Arms, una gigantesca corporazione nota soprattutto per le truffe e per gli enormi sprechi. Produce diversi tipi di attacchi di difesa che sono commercializzati principalmente nei sistemi Terminus. Guarda un po', che caso strano. Ma hanno anche una sede su Omega, che vabbè, sappiamo che Omega è la città dell'anarchia. Arriviamo quindi a parlare dei Sole Blu, perché noi vediamo molti Batarian con indosso la corazza dei Sole Blu. I Sole Blu non erano stati creati da Zaid, che poi vabbè, Zaid è stato tradito, e poi quindi a capo dei Batarian non c'era quell'altro, Vido Santiago. La risposta è sì, e infatti originalmente i Sole Blu erano composti da mercenari umani. Vido Santiago voleva reclutare dei Batarian considerando la loro forza bruta nel combattimento, però Zaid non si fidava e quindi questo ha comportato il tradimento di Vido ai danni di Zaid. Però poi cosa è successo? Non c'è dato sapere perché, ma poi successivamente Vido Santiago ha ceduto il comando dei Sole Blu a Solem Dalserah, che è appunto un Batarian. Si sono scambiate le posizioni. Si pensa che questa sia stata una manovra tattica per migliorare le relazioni pubbliche, insomma includere appunto più Batarian. Praticamente questo Solem è diventato il capo, mentre Vido è diventato il vice. Poi, il motivo per cui i Sole Blu Batarian non hanno eliminato i Sole Blu umani prendendo loro il controllo esclusivo di questo corpo di mercenari, questo non si sa. Una teoria vuole che i Batarian dei Sole Blu vedano gli umani dei Sole Blu come loro simili, nel senso che sono contrari alle regole dell'Alleanza, che sono contrari alle cittadelle, loro vogliono fare quello che vogliono, se vogliono i soldi vogliono e vanno a fare il raid, e quindi si trovano più o meno sulla stessa linea d'onda. Quindi in questo caso riescono a mettere da parte l'odio per quella razza soltanto per quegli elementi all'interno dello stesso corpo di mercenari. I Batarian che vengono reclutati all'interno dei Sole Blu sono ex UIS, che vuol dire Unità di Intervento Batarian, che sarebbe le Forze Speciali Batarian. Ex membri di questa funzione militare si sono uniti poi ai Sole Blu. Ed è bello notare che l'addestramento di questa UIS era talmente brutale, talmente selvaggio, che ha portato alla morte del 18% delle reclute che seguivano l'addestramento. Ora non ci è dato sapere quanto effettivamente era grosso l'esercito dei Batarian. Possiamo soltanto tirare una stima guardando il grafico della Via Lattea relativo ai sistemi Terminus e a quanto essi sono espansi. Ma qualunque fosse la loro dimensione, sono stati poi spazzati via dai razziatori. C'è una curiosità interessante. Considerando i contrasti che loro hanno avuto con il Consiglio e la cittadella stessa si rifiuta di dare il proprio sostegno, il proprio aiuto alle colonie umane che hanno fatto appunto le colonie sul bordo dei sistemi Terminus. Quindi anche se sono ancora dentro lo spazio dell'Alleanza, sono vicini ai sistemi Terminus. Questo perché, come lo stesso Consiglio dice, se inviassimo una flotta, anche solo qualche nave, per aiutare qualcuno che sta vicino alla fascia, i sistemi Terminus dall'altra parte tradurrebbero come una dichiarazione di guerra. I Batarian sono un popolo estremamente paranoico. Piuttosto che domandarsi perché ci sono quelle navi lì, perché sono venute, insomma, cosa vogliono fare, e vedere magari dove vanno, no, partiamo con un attacco preventivo, non si sa mai, meglio attaccare che stare poi a raccogliere i cocci. Il Consiglio ha sempre cercato di tenere un equilibrio di pace fra tutti, preferiscono non aiutare chi, ignorando i consigli del Consiglio, scusate il gioco di parole, ha deciso comunque di stabilire una colonia ai confini dei sistemi Terminus. Noi vi abbiamo avvisato, adesso vi attaccano, noi non possiamo andarci perché altrimenti loro la prendono come dichiarazione di guerra, dopo c'è una guerra intergalattica
Perché noi dobbiamo rischiare questa cosa per un pugno di colonie umane che non ci hanno voluto dare ascolto? Questo è stato il ragionamento della cittadella e anche il motivo per cui il Consiglio non aiuterà mai gli umani che sono vicini alla fascia dei sistemi Terminus. Beh ragazzi, io spero che questo secondo video codex sui Batarian vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Alexis per la sua partecipazione. E con questa vi saluto ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Se volete trattare qualche altro argomento del codex, scrivete qua sotto i commenti con l'hashtag voglio il codex su e poi scrivete l'argomento. Ciao a tutti. Noi ci becchiamo alla prossima.